'cause you made me feel, yeah, you made me feel I got nothing to hide, like a virgin. Conosciuta è Suor Cristina che canta Like a Virgin di Madonna, è questo il singolo che lancia il suo prossimo album, ma questa canzone, questo testo cantato da Suor Cristina ha inevitabilmente sollevato un vespaio di polemiche. Può una religiosa cantare una canzone così provocatoria? Cosa è diventata Suor Cristina? Una pop star che pensa solo alla fama, oppure la sua voce è uno strumento per avvicinarsi alla fede? E allora, Suor Paola, grazie per essere qui con noi. Allora, io non avevo visto il video, però anche nello sfondo si vede il cupolone e quant'altro. Suor Cristina ha dichiarato all'Avvenire che la scelta di Like a Virgin è sua e non aveva intenzione di sollevare tutto questo vespaio. Adesso, pur con tutta la buona fede che uno voglia concedere a Suor Cristina, ma ci mancherebbe altro, è difficile però pensare che questa canzone di Veronica Luis Ciccone, il cui titolo è Come una vergine, non sia stato tirato fuori per far discutere. Sì, sai, quando si parla di suore si cerca tutto il possibile e immaginabile per fare un po' titolo, per fare un po' di programmi, eccetera. Io credo che la suora l'abbia fatto in buona fede, senz'altro. Senz'altro in buona fede. Poi che... Bisogna vedere i discografici però, quelli appunto, se i discografici poi dietro non ci ricamano, non ci mettono del loro, forse andrà bene, e spero che la suora veramente sappia superare un po' questo momento così. Franco Simone, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Cantautore, grazie, è stato il maestro di canto di Suor Cristina prima che diventasse nota a The Voice. Allora, Like a Virgin, secondo te, è adatto o no? Calza a chi veste un abito religioso? Allora, premesso, io darei due giudizi, uno su di lei come artista, come persona, come religiosa, e uno sulla scelta di questo brano. 10 totale, 10 lode su tutto il primo aspetto. La canzone è indubbiamente una scelta inopportuna, però rimane il suo valore assoluto, che non metto in discussione. A proposito di musicisti, ce n'abbiamo uno in casa che allinea questo studio ormai dal lunedì al venerdì, Marcello Cirillo. Buongiorno. Compagno di viaggio, buongiorno, di lavoro e amico. Io sono d'accordo con Franco, nel senso che lei sicuramente ha un grande valore artistico, è una bravissima cantante, ha un bel vocalismo tirato, però io trovo appunto che la scelta di questa canzone sia una scelta, specialmente in alcune parti del testo, non so se l'avete analizzato il testo, l'avete analizzato? Beh, l'ho analizzato io, dice a un certo punto... Vorrei sentirmi come toccata per la prima volta, come la prima volta che uno è toccata, una vergine toccata per la prima volta, ecco, non mi veniva neanche da dirlo, che detto da lei ha un senso particolare, no? Ti fa riflettere, però ciò non toglie che avere una suora che riesce attraverso la musica a veicolare l'amore per una cosa così importante, no? Come l'emozione di un canto, è una cosa positiva. Io questo testo non l'avrei cantato in lei, ecco. Mi sembra una gran para, cioè un'idea molto furba, ecco. Chiara Pelizzoni, collega di Famiglia Cristiana, buongiorno, ha intervistato Suor Cristina nel numero di questa settimana. Sull'agenzia Sira, agenzia di stampa vicino ai vescovi italiani, è uscito un editoriale che sostiene che quella di Suor Cristina sia un'operazione spericolata e furbetta. Per voi invece la sua voce è benedetta. Perché? Ma in realtà diciamo che noi abbiamo fatto con Suor Cristina quello che è della nostra testata, cioè Famiglia Cristiana incontra, non giudica, non ha pregiudizi, soprattutto con le persone comuni come è ancora Suor Cristina. Quindi noi abbiamo scelto di incontrarla di persona, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata di quasi 2 ore, l'abbiamo appositamente voluta incontrare in convento perché anche l'ambiente in cui lei vive ci raccontasse di lei. Noi possiamo dire quello che abbiamo conosciuto di Suor Cristina in questa intervista, è una ragazza semplice, è una ragazza in cammino che ha preso i primi voti e entro 6-9 anni prenderà i voti perpetui, quindi è in cammino da tutti i punti di vista. e ha un talento che poi fa parte anche del suo carisma, visto che lei appartiene all'ordine delle Orsoline e le Orsoline hanno un'accademia a Roma. E quindi sono d'accordo con l'intervento che mi precede, cioè se questo talento è utile ad evangelizzare, può avvicinare, come succede con lei, tanti giovani alla fede, perché no? Quello che certo. Devo dire proprio solo sinteticamente forse è che non so se voi avete visto la copertina di Famiglia Cristiana, io l'ho portata. Fatto bene. Ecco, secondo me Suor Cristina è questa. Almeno così noi l'abbiamo conosciuta. Certo. Oh, poi va detto che gli introiti provenienti dalla vendita dell'album, Chiara, finiranno in progetti benefici, però, sì. Anche qua, ritorno a dire, basta questo nobile fine per giustificare qualsiasi atteggiamento o anche provocazione, in buona fede, per carità. Ma sì, cioè, noi possiamo soltanto vedere come lei si sta muovendo e la guardiamo esattamente come voi. San Paolo diceva io tutto faccio per il Vangelo, se è così ripeto che ben venga, se quello che lei raccoglierà dall'album lo devolverà come ha detto per i progetti benefici nel mondo, perché criticarla? Perché no? Certo. Io sono rimasta molto colpita, se posso aggiungere, da un passaggio che ho riportato anche nell'intervista, quando appunto anche noi, stupiti, ci siamo lasciati provocare dalla scelta di Laica Vergine, gliel'abbiamo chiesto, non è che, voglio dire, siamo andati e non abbiamo fatto una domanda. E lei ha risposto esattamente, l'ho scelto e lo rifarei, perché come per le persone, così con le canzoni ci è chiesto di riscattarle dal loro passato. Per questo ho voluto reinterpretare proprio questa canzone, per restituirle un significato originario che va ben oltre la provocazione, ma cerca dietro le apparenze il vero significato delle cose. Perfetto, e conclude qui, questo... ecco, prego. No, scusa, conclude, questo è lo sforzo, la responsabilità di noi cristiani, vedere le cose, le stesse cose, con occhi nuovi. Però non ci dire tutto, sennò poi è vero che Famiglia Cristiana vende, non ha problemi, però magari le pure la curiosità, come dire, l'esaurisce adesso. Oh, Fiorella Mannoia non c'è andata... Prego? Era solo questo, perché l'intervista è molto più lunga. Allora, per cui... perfetto. Fiorella Mannoia non c'è andata assolutamente tenera, perché parlando di Suor Cristina e delle sue doti canore, ha detto che se non avesse avuto l'abito non sarebbe andata da nessuna parte. Vediamola comunque nel suo debutto a The Voice. You Marcello, tecnicamente, al di là della forma, c'è ciccia? Sicuramente lei è una cantante di grande talento. Certo, questo talento è molto, come dire, si aumenta attraverso quello che lei porta, no? Comunque diceva, prima parlava di San Paolo, io dico invece che Sant'Agostino diceva chi canta prega più volte, Suor Paola così diceva. È vero, è vero. Quindi comunque è un'azione buona secondo me il fatto di avvicinare i ragazzi attraverso un messaggio così importante che è quello della musica a Dio. Anni fa, anni ci separano, anni luce ormai dall'epoca di Padre Cionfoli che non è più fra l'altro frate. Oh, prima di fare la stessa domanda a Franco Simone vorrei farvi vedere un'altra esibizione, qualche mese fa, prima che fosse presa The Voice, di Suor Cristina. Che spezzi d'umilitate, anzi le sue, e c'è di mexor, beata me. Mea magnificat, Dominum et exultavit. salutami, meo Magnificat, Magnificat. Bravo Franco! Suor Cristina è un grande talento musicale, sì o no? Assolutamente sì, e mi dispiace per quello che ha detto la Mannoia, perché se volessimo andare secondo questa logica potremmo anche dire che molti dei talenti che vediamo in giro, se non venissero da certi programmi televisivi non ci sarebbero, ma la storia non si fa con i sé. Io quando vedo Suor Cristina cantare, come ha appena fatto qui, mi commuovo ancora, perché lei è veramente una grande. In tempi non sospetti, io già nel 2010 scrissi di lei che era una delle più grandi cantanti italiane. Suor Paola, oggi l'abito religioso desta ormai più curiosità e scandalo di curve e abiti sexy. Sì, sai che cosa è? Che ormai hanno navigato dappertutto, i mezzi di comunicazione, eccetera. Forse l'unico spazio che è rimane non navigato è il convento, le suore. E allora è vero che fa successo anche con me. Se fosse stata per esempio una donna qualsiasi non avrei mai avuto. Beh, tu in qualche modo hai avuto anche tu la tua bella iperesposizione, hai avuto qualche problema, però i mezzi di comunicazione li sai usare. A proposito, usali bene i mezzi di comunicazione. Guarda, li uso perché qui è uscito un libro con edizione Cartusia sulla casa famiglia. Ogni bimbo ha scritto la sua esperienza, ogni volontario, siccome mi chiamano Suorpi, la famiglia di Suor. E quindi i soldi che si ricavano da questa cosa vanno a questa casa famiglia, e diciamolo. Grazie. Volete replicare qualche cosa, Franco, sul fatto che no, volevo soltanto insistere sul fatto che appunto... Posso finire il discorso che mi ha interrotto? Volevo dire a Suor Cristina di farcela, cioè di mantenersi così com'è, e di continuare, e soprattutto iniziare dalla sua terra e poi andare altrove. Va bene, allora ringraziamo tutti quanti gli ospiti che hanno partecipato. Simone, volevo dire che secondo me nella gestione, se così si può dire, della vita artistica, religiosa e generale di Suor Cristina dovrebbe essere fondamentale la presenza di una donna illuminata che io conosco, che è la sua madre superiora generale, che è Madre Carmela di Stefano. Salutiamo Chiara Pelizzoni, Famiglia Cristiana, grazie a Suor Paolo Marcioni e Franco Simone. In bocca al lupo a Suor Cristina.